Settima ed ultima corsa, una condizionata per cavalli anziani, 1 Zogg MG, 2 Zeppekeño Lons, 3 Bitter Lemon, 4 Zodic Failux, 5 American Winner 6 e Algo del Ronco, seconda fila, 7 Attila Ross, 8 Axel Nib, 9 Alfa Pax, 10 Alex Trio, 11 Alcatraz Geo. L'errore di Alex Trio. Veloce Bitter Lemon, il tedesco che prende il comando su... American Winner Fast che cerca posto nella sua scia numero 10 Alex Trio squalificato terzo è Zo GMG, mentre all'esterno è Roberto Vecchione con Argo Del Ronco. Poi vediamo quarto alla corda Attila Rossi, intanto 15-7 i primi 200 metri. Da parte di Bitter Lemons con Ruth in Sediolo che rallenta il ritmo. È andato in testa. 400 metri in 31,3. Se adeguata all'esterno, Argo del Ronco, e si forma una fila anche all'esterno. Vediamo seconda la corda sempre American Winner Fassa, precedere Zoo GMG, poi Attila Rosse, Axel Nib. Questo è il treno interno, tanto 47,7 i primi 600 metri. Il treno esterno invece è composto da Argo del Ronco. Poi vediamo Ze Zeppelin Lons davanti a Alcatraz Geo. Zodiac Failux e Alfa Pax, 15-2 qui davanti alle tribune, 1-3 scarsi il primo giro con uh, Bitter Lemon che li sta portando tutti a spasso. Ora il figlio di Ganymede arriva al chilometro in 1-18-1, nessuno fa la prima mossa, sempre Alfa America Winner fa in seconda posizione, affiancato da Argo del Ronco. Numero 9. Si può muoversi Pax dalle retrovie, ci prova in mezzo alla pista Alcatraz Geo, intanto si intensifica il ritmo, 14-3 la farzione di là con Bitter Lemon che cerca la fuga da lontano, le segue però la scia American Winner Fass, l'errore di Zeppe Kenyon, curva no, passata Lons in 14 e mezzo, retta d'arrivo affrontata in vantaggio da Bitter Lemon che è attaccato all'interno da American Winner Fass, ultimi 100 metri. Ma Bitter Numero Lemon viene a vincere in scioltezza davanti a American Winner Fass al terzo, Zo GMG, mentre per il quarto è Attila Ross, 256, 115,7 la media al chilometro per uh, Bitter Lemon, il cavallo tedesco di Wolfgang Ruth, che ne è anche allenatore che viene a vincere questa ultima da Cesena in percorso di testa. Buon secondo è American Winner Fass mentre terzo a sorpresa Zo GMC. È tutto per la riunione di questa sera all'Ippodromo del Savio di Cesena. L'appuntamento naturalmente è per domani col Gran Premio Riccardo Grassi.